l'esibizione sportiva di macchine di grossa taglia sulla spiaggia, il tutto con uno sguardo attento e concreto al sociale. Si chiama Fuori strada e solidarietà, la manifestazione che si terrà domani e dopodomani sul lungomare di Montesilvano, che assicura spettacolo ma anche, per volontà dell'associazione Fuori strada Abruzzo, sostegno al progetto del comune Mare senza barriere e all'attività dell'ACBE, l'associazione genitori bambini emopatici. C'è chiaramente l'aspetto sportivo che è preminente, nel senso che andiamo a presentare una competizione che comunque rientra all'interno del cartellone degli eventi della Federazione Italiana Fuori strada. C'è poi l'aspetto sociale, che è altrettanto importante, se non forse anche di più, perché abbiamo unito, diciamo, l'utile al dilettevole. L'associazione infatti ha inteso donare al comune di Montesilvano 3 carrozzine job cosiddette, che serviranno, insomma, per rendere ancora più accessibile il mare senza barriere, ovvero la spiaggia dedicata alle persone diversamente abili qui a Montesilvano, insieme ad un sollevatore, e inoltre anche una donazione in denaro che verrà fatta all'ACBE. Sono attrezzature che non avevamo, e quindi ora, grazie a 3 carrozzine e un sollevatore, tutte le persone con disabilità, proprio tutti i turisti di Montesilvano, italiani e europei, potranno godere del mare senza barriere grazie appunto a questa straordinaria e meravigliosa solidarietà. Quindi abbiamo davvero eliminato ogni limite. La manifestazione si terrà via Aldo Moro, dopo i grandi alberghi. La strada rimarrà chiusa e si svolgerà tutto sulla sabbia. Con dei fuoristrada facciamo 2 tracciati, un tracciato, diciamo, normale e un tracciato per i SUV e per portare i ragazzi dell'ACBE e i disabili di Ferrante a provare delle emozioni che altrimenti non potrebbero provare. Li portiamo con un pilota qualificato su una macchina, volta a volta, sempre con le rispettive del Covid. Noi siamo felicissimi che anche per il secondo anno l'amico Carota, il presidente dei Fuoristrada Abruzzo, abbia pensato alla nostra associazione, anche perché in questo momento storico stiamo ultimando la seconda casa alloggio, siamo quasi agli sgocci dell'ultimo miglio, manca solo l'ascensore per essere precisi. Io mi sono ripromesso entro marzo di fare l'inaugurazione, speriamo di farcela, ecco, e quindi noi ci teniamo, il nostro supporto è fondamentale e teniamo molto a questa cosa. I bambini non devono più emigrare, devono rimanere a Pescara.